i valori, le tradizioni sono la bandiera della mia vita, ma quella bandiera. 72 anni, nato a Sasso Maggiore da famiglia siciliana, segretario quasi eterno dell'MSI, da 40 anni alla guida del suo partito, anche se non sempre come segretario. Si laurea a lettere a 23 anni, ma già a 17 scrive sul Tevere di Telesio Interlandi, l'apostolo italiano del razzismo hitleriano. Nel 40 va come volontario corrispondente di guerra in Africa, torna con una croce al valor militare. Il 25 aprile del 43 però i suoi colleghi lo cacciano dal giornale, torna a fare il soldato. I tedeschi lo arrestano e lui aderisce alla Repubblica di Salò. Diventa il capo di gabinetto del ministro Mezzasoma. Dopo la fine dell'avventura di Salò, due anni di clandestinità con il nome di Giorgio Alloni. Torna in pubblico, entra in politica, fonda con altri il Movimento Sociale e nel 1947 è il primo segretario nazionale. Nipote di attore, calciatore dilettante da giovane, ama la cucina genovese, adora Dante Pirandello, è uno degli eterni della politica italiana. Occhi azzurri tra l'ammiccante e il tagliente, sta passando attraverso scissione e tentato di essere mellifluo di colpi interni. Per sostituirlo, hanno detto, lo dovranno imbavagliare. E proprio lui, nel 47, mentre lo facevano segretario, disse, diceva, fanno me perché sono il più scalcagnato di tutti. Allora, onorevole Almirante, il più scalcagnato di tutti, dopo 40 anni, è ancora lì. Gli altri allora com'erano? Gli altri non erano affatto scalcagnati. Erano meno resistenti. L'avversario più duro in questi anni all'interno del suo partito. Mi dispiace parlare di avversari perché fra l'altro non sono più al mondo. Sono stato in pesante ma non personale polemica per molti anni con l'allora segretario onorevole Michelini, ecco, al quale voglio un sacco di bene. Ecco, a proposito di Michelini, nel 63, a conclusione di un congresso del suo partito che aveva confermato Michelini segretario, lei lo insultò gridandogli antifascista. Cosa aveva fatto di così orribile? No, io non ricordo di aver dato dell'antifascista a nessun fascista. E Michelini non meritava certamente quell'eventuale insulto. Mi fa piacere che lei lo consideri un insulto. Senta, perché lei di sé dice sono fascista? Anzi, la parola fascista ce l'ho scritta in fronte e più di così non potrei esserlo. Esattamente cosa vuol dire? È la verità. Vuole dire che non sono mai stato obbligato a diventare fascista, a continuare ad essere fascista nei tempi buoni e felici in cui essere fascista poteva rappresentare una comodità o un vantaggio. Sarebbe veramente vergognoso che una volta che il fascismo non rappresenta più un vantaggio ma uno svantaggio, qualche volta un pericolo, un rischio comunque, sarebbe vergognoso da parte mia non insistere. Senta, ma è vero che il suo vero modello politico è il ministro Mezzasoma che morì con Mussolini? È il mio modello umano, Mezzasoma, l'uomo più sano, più pulito, più ferventemente e pulitamente cattolico che io abbia mai conosciuto. Ecco, ma un uomo che ha saputo morire. Essere fascista per lei è oggi, in due parole, cosa vuol dire? In due parole, credere nella triade Stato, Nazione, Lavoro, con libertà e nella libertà. Senta, comunque, certamente vuol anche dire non essere democratico. Se è vero come è vero che lei ha detto democratico è un aggettivo che non mi convince, ecco, che cosa non la convince? Vuole leggere per cortesia i resoconti di tutti i giornali, questo l'ha detto Gianna, i resoconti di oggi, di tutti i giornali, nessuno escluso, che descrivono la situazione di Montecitorio. Io non parlo di aula sorda e grigia, per carità, parlo di aula vile. Vile e incapace. Ecco, se però questa è la democrazia, io democratico non sono. E in Parlamento so stare senza cedere ai suggerimenti, alle tentazioni della falsa democrazia. Di Mussolini che ricordo ha? Ho un tenero ricordo. Cioè? Una telefonata. Era il giorno in cui, me lo lascia dire, certo, in poche parole, era il giorno in cui gli alleati stavano entrando in Roma, se non ero c'era la televisione, intercettazioni radio. E quindi potevo seguire le notizie via via che esse si svolgevano e Mussolini telefonava, non a me personalmente, al Ministero per sapere le notizie. Quel giorno telefonò a me personalmente. E cosa si metta nei miei panni. Io, Mussolini era tutto, io tremavo quando mi dicevano il Duce al telefono, il Duce al telefono. La sua telefonata fu dura, tagliente, la prima. Almirante, che notizie mi date? E gli diedi le notizie. Poi una seconda telefonata dopo un'ora, almirante, una terza telefonata, almirante, quali sono le notizie? E poi, posso chiamarla, posso chiamarvi ancora? Quel posso chiamarvi mi aprì una voragine, sì, una voragine di disperazione e di tenerezza. Senta, ma
al tempo stesso. Ma c'è qualcuno nella vita politica di oggi che glielo ricorda? No, nessuno. Questo nostro incontro di rinnovata fedeltà ha una importanza che supera tutti i precedenti incontri e che mi induce a sentire per voi un calore di riconoscenza umana, ma anche di sentire per voi e con voi, nell'animo mio, nella mia volontà, che è volontà di milioni di italiani, una capacità di riscatto, di ripresa, di rinnovamento, di gioia di vivere, sì, di volontà di ricostruire qui l'Italia, di ricostruire qui l'Italia. Davvero la disperazione e la rabbia e la protesta dei napoletani e degli italiani del Mezzogiorno in genere potrebbero avere degli sbocchi disperati se anche noi entrassimo a fare parte della onorata società mafiosa che governa e regge il nostro paese. Non è gente che si rassegna, e questo non è un partito che si rassegna. Io ho vissuto insieme con voi, subito dopo il 23 novembre, ho rivissuto insieme con voi, sapete quali giornate, sapete quali ricordi, lo dico senza enfasi e senza retorica, ho rivissuto insieme con voi l'8 di settembre. Allora era un esercito che perdeva la sua divisa e al quale si tentava di far perdere anche l'onore. Adesso è un popolo al quale si è cercato e si cerca ancora di fare perdere la propria identità. Ma questa è patria, questa è l'adorabile Italia dalla quale nessuno riuscirà mai a distaccarsi né a distaccarsi. Le loro, finché dureranno, e siamo quasi agli sgoccioli, le loro sono battaglie di poltrone vincenti. Le nostre sono battaglie di popolo che non vuole, che non può perdere né la propria identità né l'insieme dei valori in nome dei quali siamo una gente civile, la gente più civile d'Europa e del mondo. Ricordiamoci assieme il congresso napoletano del nostro partito il 5 ottobre dell'altro anno, in una situazione ben diversa, quando il sottoscritto lanciò il motto Avanti per la Nuova Repubblica, e quando il sottoscritto lanciò quella formula che sembrava lanciata verso un lontano e molto problematico avvenire, quanti ci diedero ragione? Quanti mi diedero ragione? Non soltanto all'esterno, ma anche in fasce marginali del nostro stesso elettorato. La maggior parte fra coloro che ebbero modo di leggere o di sapere attraverso la televisione, la radio, i giornali, quella nostra, e rivendico, sì, rivendico non un merito, ma un diritto e un dovere, quella mia impostazione di battaglia, ebbero l'impressione che il Movimento Sociale Italiano, non essendo capace di contare nella realtà politica presente, fabbricasse un mito, forse un falso mito, di Repubblica dell'avvenire per consolarsi di essere escluso dalla Repubblica del presente, naturalmente al vertice. Bene, io non solo confermo quello che allora dissi, e cioè che non si trattava di un ripiego, che non si trattava di un rifugio,
ma che si trattava della espressione di un legittimo orgoglio. Non solo ripeto quel che allora dissi, e cioè che non noi eravamo gli esclusi, ma essi erano destinati a rimanere esclusi dalla vera vita del popolo italiano. Ma mi permetto di fare rilevare a quanti qui e fuori di qui sono in ascolto che le tesi da me allora solitariamente, e debbo aggiungere da noi coraggiosamente sostenute, sono diventate una specie di banalità. La Repubblica che in questo momento ufficialmente ci esprime non è più, è deceduta, è defunta e non le stanno dedicando neanche un funerale di terza classe, perché siamo onorati e felici, onorevole De Mita, neo arrivato nel regime degli scandali, e porteremo avanti anche questo nome fra quello degli altri che se ne debbono andare, quando, onorevole De Mita, inventore non soltanto degli assegni ricevuti da un mentre era ministro in carica dal presidente di un ente controllato o controllabile dallo stesso ministero, quando, onorevole De Mita, lei inventò, proprio lei, la formula dell'arco costituzionale, e noi superammo intelligentemente e coraggiosamente il fastidio che quella formula aveva provocato o poteva provocare in noi, e il disorientamento che poteva provocare in una certa parte del nostro elettorato, e abbiamo detto coraggiosamente: ne siamo fuori, siamo felici di esserne fuori, crollerete sotto le macerie dell'arco. Oh, fummo buoni profeti, fummo buoni profeti. Questo non è tempo di apologie, questo non è tempo di apologie né di ritorni all'indietro. Chi crede nei valori per i quali ha combattuto in buona fede fin dalla prima giovinezza, trasforma la propria fede in azione, in capacità di azione verso l'avvenire. Parlavo prima della vita come sofferenza illuminata d'amore e accesa di speranza. Ecco, ragazzi, il movimento sociale italiano, i valori, le tradizioni, i ricordi che mi rifiuto di ammainare perché sono la bandiera della mia vita, ma quella bandiera, alta, sulle speranze dei giovani, sulla volontà degli anziani e anche e soprattutto sul dolore, sulla sofferenza del popolo, del quale noi siamo i soli possibili medici e fratelli. So di aver avuto troppo da tutti quanti voi, so di aver avuto troppo da tutto il partito, non dirò io ho quel che ho donato, dico io ho quello che mi è stato donato. Il Movimento Sociale Italiano è stato la gioia della mia vita, continuerà ad essere la gioia della mia vita. Lo dico con rispetto, con affetto e con tenerezza, cari camerati, giovani e anziani, soprattutto giovani. Ve lo dico perché siete la mia vita, siete il mio futuro, siete il mio passato, siete il giorno di grazia. Grazie.